gioco andiamo a giocare oggi, ragazzi? Chiediamolo alla ruota. Vai, ruota! Vai, 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 vai! Avete scelto bene! Tre giochi a caso! Let's go! Tre giochi a caso, siamo tornati, non vedevo l'ora. Questo gioco, tra l'altro, è stato fatto dall'editor di Markiplier. Sì, quello là che spunta ogni tanto nei suoi video. Se siete fan di Markiplier, lasciate un like. E se siete fan di Gabby, yes! Lasciate un altro like, perché oggi vediamo. Hey, sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? Okay. I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Prego. Allora, dobbiamo fare un po' di lavoro. Siamo la donna delle pulizie, credo. E pulisco tutto io. Prendi la scopa, ovvero il coso. Ecco, e le macchie, giustamente. Quindi, Swiffer! Swiffalo tutto! Ok, se c'era un jumpscare, per fortuna stavo guardando per terra e non ho visto mostri. Ok, ora posso buttare le cose nella spazzatura. Prendi e butta. Ok, mi stanno insegnando a giocare. Devo controllare le cose che devo fare. Allora, dobbiamo pulire il bagno, la cucina, il soggiorno, il corridoio. Tutto! Sbocchiamoci le maniche e andiamo subito. Quindi il bagno. Mamma mia. Questi soliti attacchi a spruzzo di cacchetta. Non riuscite a farla nel vaso? Ma devi insegnarvi tutto il gabinetto. Cioè, io non lo so. Mi avete preso per vostra madre? Eh? Qua non posso entrare. Serve la chiave dell'ufficio. Ok, la troveremo. Ok. Prendi le bottiglie. La 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 la. La 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 la. Peccato che è notte, se no facevo come Biancaneve e... No, c'è anche la mela a proposito di Biancaneve. No, meglio di no, guardate, lasciamo perdere la storia di Biancaneve e gli uccellini che entravano dalla finestra a pulire tutto con me. E invece andiamo avanti, cattivi, proprio aggressivi. Ma questo poi, la cosa divertente, o forse non divertente, è che... Scusi? Ha detto qualcosa? Hello? Lumière? Guarda che lo servo, Lumière? Io so cosa sta facendo, cosa sta pensando. Il suo amico orologio grasso non è qui. Ecco, è il solito Lumière che vuole rompere le balle. Rompere le balle, questo sapete fare. Sono questo. E io cosa devo fare? Io devo pulire tutto il giorno. I rumori della casa, no? Non succede anche a voi che tipo siete a casa tranquilli a fare le vostre cose? Poi sentite tipo uno strano rumore, tipo stranissimo, che non avete mai magari sentito prima. Ma cosa succede? Non ci pensate più, dite, ah, i rumori della casa. Ma bisognerebbe approfondire cosa sono questi rumori della casa. O forse è meglio non approfondire, sapete? Perché se approfondiamo, non vorrei sprofondare in qualcosa di horror. Quindi probabilmente non approfondire ci fa sopravvivere. È il nostro istinto di sopravvivenza. Comunque la cucina è stata slurpata. Siccome Lixi hanno dovuto editare 800.000 video a Markiplier, ora per vendicarsi deve fare lo sforzo a noi. Quindi ho fatto la cucina, ho fatto il soggiorno, ho fatto il corridoio. Ah, qua posso entrare. Ok. È sangue questo? Non lo so, non voglio chiedervelo. Continua così a non farti domande e presto saremo sani e salvi, vero? Ah, c'è la chiave dell'ufficio qui. Sì. Oh, wow, vado in là. Ti piglio a partire. Quello era il signore dello sporco. Se tieni la casa sporca, arriva il signore dello sporco. Un motivo in più per pulire. Ho la chiave dell'ufficio. Non puoi fermarmi. Veloce. Cioè, veramente. Mamma mia. È la chiave anche della stanza. Dopo, intanto puliamo tutto. Perché se non puliamo tutto, prendiamo la bad ending 100%. Tu sei una ragazza tortissima. Nel buio dipinto di buio. Si è messo qua. Veloce. Ho fatto anche. Ora devo andare nella stanza. Wow! Barabonsibon! È il signor dello sporco. Vedete? Finché non pulisco, lui sente la puzza, viene attirato. Devo continuare. Apri tutto. Oh.
marmellata. Questa non si pulisce bene. Invece non si può pulire. No. Sì, si può pulire. Sono un po' di olio de gomito e il sangue. Pulito. Easy. Mi sembra viscera clean up made in China, però va bene. Ora sono solo delle belle candele per terra. Fanno pandan. Come riassumere questo gioco? Pulire e jumpscare. Pulire e jumpscare. Cioè, non è proprio divertente. Cioè, che cavolo ho scelto a fare? Questo gioco proprio è cattivo. Cattivo nell'animo. Però io ho fatto tutto in teoria. Guarda, manca solo la master bedroom è questa. Ah, l'ultima lattina. L'ultima. A posto! Tutto fatto! Vai a casa! Con piacere! Spacco tutto! Spacco tutto! Spacco tutto! Spacco! L'ho spaccato! L'ho spaccato! Non investigare! Vai a casa! No, sono andato a casa! Sono andato a casa! Potevo scegliere! Sì, a job well done. Hey, thank you so much sì. for cleaning the house. I really appreciate it. Oh, mamma mia. Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean. So I'll be deducting that from your payment. So yeah, vabbè. Thanks for that. Vabbè. Però se fossimo andati, cosa sarebbe successo? Ci sono tre finali, eh? Ok, sto guardando un video online per vedere gli altri due finali perché non voglio ripulire tutto. Cioè, ragazzi, lavoro già abbastanza editando i video. Vediamo un po'. Ok, appena lo vedi te ne vai. E questa è la nope ending. Appena vedi il mostro te ne vai. E lui rosica. Glad to know I could count on you to get the job done. Oh wait, you didn't. You made me look like a fool, thanks a lot. Oh, and also, you're fired. Vabbè, licenziati siamo stati dal tizio. Però c'è l'altro ultimo finale. E vediamo cosa ci dice. Allora, questa volta dobbiamo vedere cosa è successo. Oh! Cattivissima, quindi ti attacca il mostro se tornavi indietro. It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon. Oh, cavolo! Anyways, grazie. Hope you're good. Sì. And healthy. Sì. And alive. Sì, sì, certo, grazie, okay, grazie. Mi licenzio da solo, mannaggia te. Gloopo Games! Sembra un gioco child friendly. Si va tutti assieme al McDonald's, ragazzi. La Gloopo Games. Oh boy, ho molta fame. Voglio un number 9, un number 7. Ma ho mangiato un Happy Meal, tutto il cartone, giustamente. Ora sono un bambino felice e devo andare a giocare. Devo andare nella zona per i bambini. Guarda che allegra, guarda che bella. Vado subito con questa musica alla Undertale. Non l'ho messa io, l'hanno messa loro. È proprio bello. La play area. Ah, così. Guarda che bella. Mamma mia, ma devo trovare un modo per accendere le luci o non posso giocare? Allora, andiamo a giocare. Ok, allora ora va. Sì. Generatore, attiviamo. Aspetta, qualcuno. Ah, guarda che bello. Oh, ehi. Hey! Quello è ketchup, vero? Qualcuno ha mangiato tanto ketchup, bello Willy Wonky. Quando vedo del ketchup non posso fare nient'altro che scivolarci dentro. Signor ketchup, mi sa che sono fregato. Io volevo solo giocare, volevo solo un po' di ketchup. Non si vede. Beh, almeno c'è un Happy Meal. I'm happy now. Ma che divertente. Riusciremo ad uscire. Guarda che. Ma volano tutte le palline del McDonald's. Ma è una cosa bellissima. È tutto chiuso qua però. Devo trovare il modo di uscire dal tunnel di palline molto divertenti, molto allegre. Assolutamente non ho. No, non è. Cose normali. Il McDonald's si è rimodernato. Ormai è un luogo nuovo. Un luogo felice. Un luogo amichevole. Ah, ho capito tutto. Qua c'è una scalata, il parkour del McDonald's, il più famoso, il più bello. Io ci metterò 3 ore qua. Parkour! Parkour! Vai! Ah, questa dovrebbe funzionare nella porta che ho trovato prima, col cacchio che mi butto nella
pallina infinita lì. Non voglio morire prima del tempo. Io lo so che morirò, ma prima del tempo no. Sarabim, sarabum. Salve, grosso rosso bottone. Lo sapevo. Ora stiamo molto attenti che non voglio cadere. Andiamo sium e andiamo giù. C'è un McDonald's dentro il McDonald's. Wow, 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 wow. McDonald's action. Rilascialo. Rilascia chi? Rilascia chi? Ci sono un sacco di balle. Ma mi state raccontando una balla? E queste manine che spuntano molto simpatiche. Anche le balle hanno le mani. Questa è una balla, secondo me. Questa è una balla. Oh, che buono, ok. Un po' di ketchup fa bene. Ah! No! 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 Ronald, ne possiamo parlare! Ronald, ne possiamo parlare! Non ne possiamo parlare. Eri tu a fabbricare questo ketchup di qualità? Con cosa? Con il mio body dump dove buttava i cadaveri. Mi body dump anch'io. Ok, ok, siamo fuori. Oh, santo cielo, puzza tanto di marmellate e ketchup qui sotto. Che ingredienti sani che usano al Mel McDonald. Parapapapa. Ai. Mamma mia, le scorregge potenti che ti fanno fare. Ma sono riuscito a scappargli, non pensavo. Non pensavo che ce l'avrei fatta. Sono troppo bravo. Ho aperto il bottone. Ora, secondo me spunta fuori dal ketchup lui. Sì, guarda che bello. Questo è un forno. Oh no! Sta salendo la melma, sta salendo, devo correre. La melma sta salendo, no! Come farò? Per fortuna io sono un hardcore parkour. Mamma mia, questo però è cattivo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, nessuno se sarebbe aspettato, santo cielo. Voleva cucinarmi, voleva mettermi nel suo nuovo Happy Meal. No, io non voglio morire. Io sono più forte di voi. Guarda, ho vinto, Ronald, sono scappato. Lo andrò a dire a tutti e lascerò una stellina su TripAdvisor. È la libertà, è l'uguaglianza. Uscire di qui, fammi uscire, fammi uscire. Oh, sembra che devo trovare. Oh, mi hanno chiuso. Nah. Devo trovare una chiave per uscire. Di nuovo. Cammina tra le balle simulatore. Fracassamento di balle simulatore. È tutto così. Ma che cacchio? Mi stai trovando. Ho trovato la ghi! Ho trovato la golden ghi! Questo dovrebbe aprire la. Ho paura. Non riesco quando ho paura mi impappino. Libertà! È un Happy Meal in omaggio! Cosa che devo di più? Guardala! Sì! Ronald! Ti ho fregato! Quasi arrivato! Quasi arrivato, sì! Sì, sono un bambino libero! Potrei dirlo agli amici! Non andate al Mel McDonald! Burger King! No! Io lo sapevo! Burger King, dovrei poi Burger King. Mamma mia, ragazzi, mi è passata la fame. L'ultimo gioco di oggi riguarda il giro della ruota. Non la giro per adesso, dobbiamo capire dove siamo. Guarda, guarda che buco fetido. Ci cade del sudore di gigante qui. Abbiamo una lampada che gli manca la lucina e una radio rotta. Come le nostre speranze, qui una foto. Ma cosa c'è lì fuori? Cosa sono questi UFO giganti? Non lo so, viviamo in una realtà abbastanza reclusa. Vabbè, giro la ruota! È l'unico nostro divertimento, il nostro unico giochino. Ma cosa succede se giro la ruota? Abbiamo preso l'arancione! Un colore bello. Cosa? Alarm clock. Hanno detto una sveglia. Hanno parlato, hanno detto una strana lingua. Cade ancora del sudore. E mi ha dato una sveglia che l'ho messa qui. Sono passate 2 giornate, ma non so dire quando. Cosa vuol dire? Aspetta, allora giriamo di nuovo che devo capire. Datemi le gioie. Che hai detto? Instant noodles. Ok, ho fame. Beh, dai, vediamo se giro ancora la ruota, mi prendo dell'acqua calda e mi faccio una pasta. Dai, che mi faccio la pasta. Dai, che si vince. Dai, che sono curioso. Magari trovo anche la via d'uscita. No? Ti prego, ma ci sono solo cose belle o anche cose brutte? Questa no.
Ok, cos'è? Una rosa? E che me ne faccio io? Beh, una bella decorazione quando moriremo entrambi, probabilmente. Va bene, dai, signora Ruota, mi dica. Mi dica tutto. Ancora arancione? Bastone stavolta. Ma è totalmente a caso, cosa devo fare? Devo piantarla. Perché ho tutti questi oggetti? E adesso io continuo a girare. Io continuo a girare. L'ho mangiato. Giocattolo per gatti. Beh, posso giocarci anch'io ormai, veramente. Ma cos'è un gioco di Alfred Hitchcock che viene tutto fatto in una stanza? Dai, fatemi uscire, vi prego. Il giocattolo per gatti, miau miau. Ma chi sono, alieni? Cosa hai detto? Oh, vabbè. Delle foglie secche. Che hai detto? Una scatola! Sì, Amazon spedisce anche qui, è incredibile. Mi stanno... Ah, anche un letto. Cioè, mi stanno dando tutto per stare in una stanza a dormire. Amico! Mi danno un amico! Hanno parlato di amico! Amico? Facciamo un altro giro, va. Sangue! Perché c'è del sangue? Io lo sapevo, ma perché va sempre a finire con un po' di ketchup? Cosa? 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 Ma che gli state facendo? Oh! Hanno segato un braccio per darmi un amico! Povero ragazzo! Gli deve essere... Tu sarai amico braccino! E sarai la mia mano amica, quella della famiglia Adams! Divertente! Divertente! Ho anche una sedia! Possiamo pure sederci! È una sedia rossa perché è sporca... Cosa? Cosa hai detto? Cosa mi avete dato? Un gessetto. Così quando impazzisco posso scrivere i giorni che sono qua. Tipo infinito. Guarda, ho fatto ciu-ciu. Ciu-ciu Charles. Asha. Sporca di sangue. Giuseppe, quella che avete usato per la mano. Auto di... Beh, se mi buttate un mostro almeno so dove andare a parare. Ok, qualcosa si rivela. Qualcosa si è ribellato. Qualcosa. Cos'era sta roba? Ah! Oh! Era un mostro. Sì, no, no, quello è entrato nella stanza mia. Era una roba nera strana che ha ucciso tutti. No, dammi l'ascia. Ma io voglio sapere cos'è stato quel robo. Non lo voglio più vedere. Che? Hanno messo dell'acqua. No! Perché? Perché? A mano! Mano! Perché? Ma perché che gioco crudele? Ma io veramente... Con la musica allegra devo affogare. Bellissimo. 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 Grazie. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma cosa ha detto alla fine? Non ho capito. Cioè, io adesso rimarrò per sempre con la domanda: cosa hanno detto alla fine? Se qualcuno l'ha capito, me lo faccia sapere nei commenti. Ma per questo episodio di 3 giochi a caso, mamma mia, che gioconi oggi. Siamo tornati a bomba. Vi ringrazio per aver visto questo episodio. Ci vediamo molto presto con nuove serie, nuovi fantastici giochi. Cioè, iscrivetevi al canale Neo proprio per vederli tutti. Link del fumetto in descrizione. Ci vediamo alla prossima avventura, gabbiani miei. Alla prossima. Ciao.